L'acqua è di tutti, l'acqua è un bene pubblico e quindi deve essere distribuita gratuitamente. E perbacco l'acqua, Alberto, perché no? Perché non dovrebbe essere così? No, non, sul fatto che debba essere distribuita gratuitamente discutiamo fra un istante. La distinzione tra l'acqua è di tutti e l'acqua è un bene pubblico in economia è immensa. E non fare questa distinzione significa ragionare in maniera confusa. Il concetto di bene pubblico in economia è un concetto molto diverso. È un concetto dove un bene è pubblico quando l'utilizzo che ne fa una persona non diminuisce la capacità di utilizzo di un'altra, no? Il tipico esempio è il ponte, o il ponte, il parco. Naturalmente non sono beni pubblici precisi, a me piace andare al parco da solo, no? Quando è pieno di gente, però resta l'idea che se io vado al parco ci puoi andare anche tu e tutto sommato un parco è di tutti, no? Quindi gli altri esempi tipici sono i ponti, le strade, la difesa, questo tipo di cose. L'acqua non è un bene di questo tipo, l'acqua che bevo io non la puoi bere tu. Quindi in questo senso non è un bene pubblico, è un bene assolutamente fondamentale, è un bene necessario. Il fatto che debba essere gratuito è anche questo abbastanza una stupidaggine, nel senso che i beni gratuiti sono beni che si sprecano. Quello che è gratuito si consuma più facilmente senza preoccuparsi. Quindi il fatto che si debba mettere in piedi dei meccanismi per cui anche chi è poverissimo abbia disponibilità di acqua, questo siamo assolutamente d'accordo, perché l'acqua è un bene necessario. Che chi ha disponibilità di finanziarie, che ha disponibilità di denaro, debba avere l'acqua gratuitamente, è una follia. Che l'acqua sia pubblica, sia un bene pubblico, anche questa è una follia, perché semplicemente non lo è, non soddisfa la definizione ed è assolutamente fondamentale, perché quando si parla di bene pubblico si hanno in mente tutto un certo tipo di politiche che nell'acqua, che nel caso dell'acqua non si applica. Quindi è un bene necessario, bisogna fare in modo che chi non ha disponibilità finanziaria abbia accesso gratuito, ma solo chi non ha disponibilità finanziaria. Io l'acqua gratuita assolutamente non ha nessun senso che ce l'abbia, proprio nessuno.